Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con HTC One X e abbiamo il Magic Trackpad di Apple. Perché li vedete insieme? Beh, perché sono abbinabili e quindi utilizzabili per far sì di poter utilizzare il vostro One X in modo assolutamente diverso, assolutamente geniale, se per esempio volete considerare l'utilizzo del One X in questione per eseguire i vostri filmati in connessione, per esempio, con il vostro display, anziché essere costretti quindi a pilotare il vostro One X andando quindi a toccare a manina col ditino lo schermo, potete procedere semplicemente a pilotarlo in modo remoto. Come vedete, infatti, il tutto funziona. Vi facciamo vedere anche come si esegue il pairing, visto che appunto l'abbiamo provato, abbiamo visto un attimino come se la mena. Dovete andare, come vedete, all'interno del Bluetooth. Andiamo ora a zoomare in maniera dettagliata sul telefono, così vi facciamo leggere al meglio le scritte. Come vedete, noi abbiamo ovviamente la possibilità, ne abbiamo connessi diversi, abbiamo un Jabra, abbiamo un Apple Wireless Keyboard e un Magic Trackpad. Come vedete, noi stiamo utilizzando appunto il Magic Trackpad per effettuare questa demo. Semplicemente andate in menu, andate quindi in cerca dispositivi. Prima di effettuare la ricerca dispositivi dovete ricordare essenzialmente di procedere all'accensione del Magic Trackpad. La cosa essenziale da tenere a mente è che il Magic Trackpad non deve essere associato a nient'altro nei paraggi, insomma nella solita decina di metri di connettività possibile del vostro sistema, perché se no appunto il Magic Trackpad come prima cosa effettua la registrazione su quel terminale. Per quanto riguarda l'accensione del Magic Trackpad, essenzialmente dovete quindi procedere mediante il bottone presente appunto sul fianco, ce n'è uno solo, quindi non avete possibilità d'errore, lo accendete, come vedete e come avete visto in diretta, noi siamo riusciti a spegnerlo e riaccenderlo, il tutto si è riconnesso, vedete, noi adesso possiamo anche tentare la connessione con il Jabra Wave, perché appunto possiamo effettuare questa prova. Il Jabra Wave in questione non sarà presente nel range, perché oggettivamente non è qui vicino, ma soprattutto è spento, però vedete che il tutto funziona, quindi io posso procedere poi con la fruizione dei miei contenuti senza problemi. Ricordate quindi di premere il bottone, ne avete appunto uno solo come vi stiamo facendo vedere, pertanto non c'è appunto possibilità d'errore. Procedete quindi alla sua accensione, una volta che avete acceso il gingillo, come vedete la capacità di gestione è assolutamente ottima, possiamo anche andarvi a fare una demo, per esempio pigliamo la galleria. Dove sta? Galleria. All'interno di galleria quindi possiamo gestire i nostri album. Facciamo partire un filmato. Ah, è ovvio che grazie appunto al sensore in questione noi possiamo, vedete, utilizzare fino a 10 tocchi. Quindi vedete il fatto Vedete quindi la possibilità di gestire 10 tocchi diversi che vi permettono in pratica di potenziare, eccoli qui. Se contate sono appunto le mie 10 dita, io 10 ne ho, quindi 10 riesco a farvi vedere. Questa capacità quindi di gestire tocchi diversi vi permette quindi di avere poi diverse funzioni, in questo modo riusciamo a farveli vedere in modo decisamente valido, come vedete, quindi io posso effettuare la mia strisciata a 10 tocchi, in questo modo quindi riesco ad avere un'ottima capacità di gestione. Ovviamente lo spazio sul trackpad è limitato, quindi io non riesco poi ad avere con 10 tocchi in simultanea una grandissima mobilità, perché ovviamente insomma il trackpad è quello che è, ma come vedete la sensibilità è buona. Facciamo partire il filmatino. Thank you.
immaginate che questo filmatino sia appunto quello presente e che volete poi riprodurre sul vostro schermo, perché appunto avete connesso il telefono in questione al vostro schermo. Come vedete, anche la manovrabilità della stessa interfaccia è buona. Vedete quindi che io posso posso divertirmi, posso passare da una all'altra senza particolari problemi. Dovete ovviamente, come con la strisciata, dovete prenderci un po' manina e centrare ovviamente la strisciata per coprire almeno metà del vostro schermo. Come potete apprezzare, quindi il tutto funziona, voi vi spostate, selezionate il vostro pezzo, dopodiché, dopo aver selezionato l'angolo della vostra Sense, come potete apprezzare, riuscite a fare lo swipe. Per quanto riguarda quindi la gestione d'insieme, vi facciamo vedere anche il meteo, dopodiché chiudiamo. Vedete quindi che io posso andare poi a gestire il mio meteo, anche in questo caso vedete che io posso gestire tocchi diversi. Detto questo, io direi che la demo la si può far finire anche così, tanto insomma vi abbiamo mostrato rapidamente come si può procedere alla connessione del Magic Trackpad con il dispositivo in questione. Noi appunto utilizziamo questo perché è l'unico touchpad Bluetooth che avevamo a portata di mano. La demo ad ogni modo termina così, pertanto io vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.